Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Scusate se è un po' di tempo e non mi faccio vedere, solo che non so se si sente bene la voce, ma sto a pezzi. Ho il raffreddore, ho il catarro, ho la sinusite, ho una tonsilla che è una palla da golf. È una palla da basket, è una cosa immensa. Vabbè, ma ci soffro da bambina, solo che adesso proprio sto proprio tutta chiusa. Però volevo parlare con voi di Naruto. Però prima di farlo, devo fare vedere i miei acquisti, che comunque sono pochi perché non è uscito niente ieri, quindi è uscito solamente Papillon numero 6. E adesso non l'ho ancora letto. Comunque Papillon è costituito da 8 volumi. Fino adesso non mi ha deluso, quindi lo consiglio. Comunque è bello. Devo fare infatti una recensione fatta bene perché l'avevo fatta in Romanaccio per la scommessa con Caverna di Platone. E Naruto 43, qui arriviamo insomma alla morte di Itachi e quel cornuto di Tobi, quel figlio di Trota, che dice tutte le cose che non avrebbe voluto dire a Sasuke. Allora, prima di iniziare a parlare, volevo dirvi che so che vi sconvolgerà questa cosa, ma ho iniziato a leggere le scan. Perché ho iniziato a leggere le scan? Allora, come sapete, io non ne avevo la minima intenzione. Solo che dopo varie cose che sono successe, ovvero spoiler, ho deciso di leggerle. Allora, però prima di parlare di Naruto, nel senso di dire insomma quello che succede, prima ho trovato altre due cose che non mi tornano in Naruto. Quindi questo lo possono sentire tutti. Poi quando inizia lo spoiler lo dico così, ragazzi che non hanno letto i capitoli fino al 528, insomma, spengono. Allora, mentre leggevo questi capitoli, una cosa che non mi è tornata è il fatto di Gaara. Allora, in che senso? Sappiamo che Gaara è un Jinchuriki del Monokuda, scusate, non mi ricordo il nome giapponese. Praticamente, la particolarità, insomma, di Gaara, insomma, che quando, insomma, era Jinchuriki, quante volte ho detto, insomma. La particolarità è che Gaara non può dormire perché se dorme praticamente Shukaku, no, si chiamava, oddio, ho un vuoto proprio. Praticamente comunque se lui si addormenta il Monokuda si diciamo prende proprio pieno possesso della volontà di Gaara, insomma, prende la sua forma originale e fa un casino, insomma. Questa è la spiegazione alla terra-terra, insomma. Questo, insomma, basta. La cosa che non mi torna è questa. Gaara praticamente è diventato Jinchuriki ancora prima di nascere. Da quello che si è detto nel manga che abbiamo letto, da quello che anche diceva l'anime, sia giapponese che in italiano, la mamma di Gaara era ancora incinta quando gli hanno messo in corpo il Monokuda. E allora la mia domanda è, se Gaara per tenere a bada la sua bestia non deve dormire, diciamo che crescendo uno lo capisce, quindi sta sveglio, però quando era piccolo, neonato, eccetera, come facevi a dirgli non dormire a un neonato che neanche ti capisce? Io questa cosa me la sono chiesta. Voi direte, ma questa non c'è niente da fare. Non è quello, è che mentre leggevo la storia di Naruto, cioè di Minato e Kushina, a me è venuta in mente anche questa cosa, perché comunque anche Naruto è stato diventato Jinchuriki appena nato, solo che la volpe a 9 code, diciamo, aveva un sigillo apposta, e comunque Naruto non è che aveva queste cose, nel senso non può dormire, non può fare determinate cose, eccetera. Ma Gaara non può dormire, però era talmente piccolina, un neonato, come fai a dire non dormi, il neonato neanche ti capisce. E vabbè, e questa è una cosa. L'altra cosa, come già ho spiegato l'altra volta, erano l'età dei personaggi. Non l'età dei personaggi, nel senso, ad esempio qui sì, Gaara, buonanotte. Toby, vabbè, Madara, sta raccontando come cacchio si chiama, a Sasuke, la storia di Konoha, giusto? E dice che, insomma, la guerra, prima che Konoha diventasse, insomma, gli stati si dividevano tra Kage, ognuno ha il suo capovillaggio che sarebbe il Kage, bla bla bla. Insomma, erano tutti in guerra, eccetera. E praticamente dice più di 80 anni fa, quindi noi mettiamo
mettiamo caso 100 anni, giusto? Anzi, 90 forse, anche di meno. Praticamente a Konoha siamo arrivati al sesto Kage, ma sesto, diciamo, ma si appunto adesso, però vabbè. Praticamente ci sono stati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto Kage. Allora posso capire che il primo è morto, il secondo pure, il terzo è morto in battaglia, il quarto pure. Che poi il quarto e il terzo stavano insieme, insomma, quando c'era il terzo Kage c'era anche il quarto, e poi vabbè, è successo un Hade. Possibile che in 90 anni, cioè 5 generazioni, ma non solo a Konoha, ma anche negli altri stati, sono tutti quanti comunque pressoché quarto o quinto Kage. Adesso Kage, Mizukage, eccetera, eccetera, Kazekage. Praticamente è possibile che in 80 anni ci sono passate 5 generazioni, mi sembra esagerato. Basta. Adesso finiamola qui. Allora, adesso comincia, diciamo, lo spoiler più o meno, insomma, dirò tutto quello che ho letto. Allora, innanzitutto voglio dire perché ho iniziato a leggere le scan. Il motivo è che dopo aver avuto lo spoiler, l'ultimo spoiler che mi avevano fatto era che Sasuke, insomma, impazziva, però quello certo non è spoiler, e praticamente cerca di uccidere Karin, però non ci riesce perché comunque Sakura aiuta Karin, no? E più o meno era questo lo spoiler che mi avevano fatto. La cosa però che mi ha dato fastidio, cioè che ha fatto traboccare la goccia, che ha fatto traboccare il vaso, è stato un ragazzo che su Facebook sta mettendo di ogni personaggio di Naruto, scrive quello che è, per esempio Naruto Uzumaki, Jinchuuriki di Kyuubi, bla bla bla, insomma tutte queste cose qui. Gaara, Sabaku no Gaara, Kazekage, c'ha scritto anche generale della quarta divisione dell'esercito di Shinobi, dell'Unione di Shinobi, del genere. E io ho fatto, ma che cacchio sta scrivendo questo? La cosa è che infatti lui stava scrivendo quello che sta succedendo adesso negli ultimi capitoli. Però non ci ho dato peso a questo. La cosa che mi ha fatto la goccia mi ha fatto traboccare il vaso è stato quando ho letto Kushina Uzumaki, vabbè, insomma, cosa del clan Uzumaki, moglie del quarto Kage, ex Jinchuuriki del nome pure. Ah, mi sono incavolata, perché comunque sono cose che io non voglio sapere. A questo punto ho detto, sai che c'è, io mi leggo le scan, il primo che mi rompe le scatole adesso faccio un casino. Ho letto le scan, insomma, spinta dagli spoiler, come è successo con l'anime, insomma. E leggendo, le ho lette tutte in un giorno dal 390, giusto? Perché l'ho scaricate, diciamo, dal numero 43. Se no, prima prendessi questo, che dovrebbe essere il capitolo 390, una cosa del genere, fino al 528, che è l'ultimo uscito. Sì, 390. Fino all'ultimo uscito, che è il 528. Solo che ho letto le scan solamente dalla morte di Pain, perché comunque sì, l'avevo visto nell'anime, quindi ho detto non c'è bisogno che leggo anche il manga. E allora io una cosa che voglio dire è che a me Naruto più va avanti più piace. Tanti dicono di no, che ha perso la sua bellezza, invece a me mi piace molto di più adesso, specialmente ora che è in atto la quarta grande guerra degli Shinobi, insomma, che si sono poi uniti tutti quanti i villaggi era ora per combattere il nemico comune che è appunto Madara, a cui si è unito quel cornuto di Kabuto, che io ho sempre odiato quel personaggio, mi fa proprio schifo. Poi una cosa che non ho capito adesso è che lui dice che ha preso i poteri di Orochimaru, nel senso ha assorbito Orochimaru, ma secondo me mi sa che è Orochimaru che tra un po' farà il culo a Kabuto. Una cosa per esempio che la gente mi ha detto è che non piace che si chiama Kishimoto ha fatto resuscitare dei personaggi. Allora, a me all'inizio, per esempio, di Gaara non l'ho calcolato perché, insomma, Chiyo non è che l'ha resuscitato, ha dato la sua vita a Gaara, praticamente lei è morta, cioè c'è stato un prezzo da pagare, lei è morta e Gaara è tornata in vita, che comunque era un personaggio che davvero non doveva morire. Gaara, comunque, oltre ad essere il mio carissimo marito, è un grandissimo personaggio. Poi la cosa che si sono lamentati tutti è quando muore Pain, però prima di morire lui ridà vita a tutti. Però lì era una cosa normale, anche perché lui con Shira Tensei,
ha distrutto tutto, ha ucciso tutti, tutti erano morti, cioè, diciamo che il 90% delle persone erano belle che schiettate. Se praticamente non faceva una cosa del genere, alla fine dice, vabbè, sono morti tutti, che continua a fare Naruto, che mi rappresenta. E poi comunque sì, è stata, secondo me è stata una bella mossa, anche perché questo Rinnegan, tanto decantato, tanto elogiato, doveva avere comunque un potere speciale. Comunque sia, la stessa cosa, lui ha risuscitato tutte quelle persone, ma comunque Pain è morto. Però io l'unica cosa che spero è che questa cosa non si ripeta più, nel senso basta con le resurrezioni, altrimenti facciamo la fine di Dragon Ball, che io a un certo punto Dragon Ball sinceramente non mi piaceva più. Neanche piangevo più alle morti delle persone, perché a Dragon Ball risuscitavano tutti. All'inizio c'era, diciamo, la cosa che il drago Shenron, il dio drago, non può risuscitare una persona, non la può risuscitare più volte, ma una volta sola. Mentre poi, dato che non potevano usare più il dio drago nostro, usano il dio drago di Namek. Poi il dio drago di Namek è andato a farsi fottere, non ricordo perché, e praticamente è venuto Dende che ha fatto le nuove sfere del drago che possono esaudire oltre il fatto che insomma il drago è nuovo e può esaudire tre desideri e poi non ricordo se può resuscitare anche più persone una volta, cioè non più persone una volta, nel senso può resuscitare la persona che è già morta, no, questo non me lo ricordo. Comunque sia, troviamo sempre un modo per far resuscitare le persone, guardiamo Krillin che è morto 14.000 volte in 14.000 puntate e ritorna sempre e spero che Naruto non prenda questa piega perché altrimenti, cioè, mi dispiace naturalmente quando muore un personaggio, però alla fine un personaggio per diventare leggendario deve morire, anche come è successo con Jiraiya, come è successo con Itachi. E poi, siccome il tempo sta finendo, devo per forza spezzare il video e parlarvi ancora, insomma, però quell'altro video sarà tutto spoiler, quindi non lo vedete nemmeno se non avete letto i capitoli, perché volevo parlarvi anche di altre cose riguardo Naruto. Quindi ci vediamo al prossimo video, scusate la voce, il fatto che mi sembro Paperino e parlo un po' strano, ma davvero sto un po' a pezzi, quindi ci vediamo tra poco.